Sì. Francesco Zambelli dell'Associazione In Primis, che un anno fa ha iniziato a interrogarsi su come raccontare Dante nel 2021, che sarà l'anniversario della morte, del 700° anniversario della morte di Dante. Abbiamo lanciato un podcast canto per canto, perché tutti noi sappiamo che nel mezzo del cammin di nostra vita come continua, come inizia la Divina Commedia, ma nessuno di noi l'ha mai, o quasi nessuno di noi l'ha mai letta tutta o interpretata tutta. Noi abbiamo lanciato un podcast con Laura Forcella, che ha narrato, sta narrando canto per canto, settimana dopo settimana, la Divina Commedia, quindi tutti i canti, una narrazione, e poi a questo abbiamo chiesto agli studenti che siamo riusciti a raggiungere, ma il progetto è ancora aperto, abbiamo pubblicato finora quasi tutto l'Inferno, poi proseguiremo, anche se abbiamo un po' di problemi di fondi, ma proseguiremo col Purgatorio e con il Paradiso, e gli studenti hanno risposto, gli abbiamo chiesto come interpretare la Divina Commedia oggi, c'è chi ci ha mandato delle storie su Instagram, c'è chi ci ha mandato una Dante hacker su Zoom che entra nelle videoconversazioni durante il lockdown per raccontarci i peccati di oggi come gli influencer, e c'è chi invece ha scelto di farlo utilizzando tantissimi, ci hanno mandato dei video, e c'è chi ha scelto di farlo utilizzando il linguaggio del rap come Giorgio. Devi dire qualcos'altro? Prego. No, in realtà credo che sia stato detto tutto abbastanza. Va bene. E però vorrei aggiungere il fatto che vorrei raccontare come è nata la mia canzone. È nata a gennaio e mi sono posto il quesito su come Dante avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia al giorno d'oggi. Infatti ho utilizzato l'anafora dell'amore del quinto canto dell'Inferno. E tutto qua, ecco. E secondo me il linguaggio che i giovani potrebbero capire meglio oggi è quello del rap. Quindi ho utilizzato questa formula. Va bene, grazie.